Qual è stato l'esito del sopralluogo tecnico dell'11 giugno presso la sua abitazione? Non ritiene spiegare in aula le motivazioni di quello che, ci auguriamo, sia solo uno spiacevole equivoco? E, qualora fosse verificato il comportamento non perfettamente idoneo e corrispondente all'importantissimo ruolo di Ministro della Repubblica, quale sarà il suo comportamento? Nicola Morra, 19 giugno 2013, al tempo capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle. Aspettate, andiamo avanti, così capite. Chiediamo al Presidente del Consiglio di verificare se il Ministro abbia nascosto una residenza fittizia al fine di trarne vantaggi a fini fiscali e urbanistici. Se il Ministro ricoprisse questo ruolo istituzionale nel suo paese di origine, avrebbe dovuto già consegnare le dimissioni. È inaccettabile la pretesa del governo che i cittadini sostengano nuovi e pesanti sacrifici quando uno dei suoi membri più autorevoli sembra non rispetti le regole nelle sue residenze. Visto che la lotta all'evasione è un principio fondante di questo governo, è bene che si cominci dai ministri che lo compongono. Gianluca Bonanno, 19 giugno 2013, al tempo vicepresidente dei deputati della Lega Nord. E poi, insomma, uno stivale pieno di fango. Cari piddini, quando pensate che uno di questi personaggi debba fare un passo indietro? Guardate che dopo un po' il fango si solidifica e non lo si riesce a togliere più. Carlo Sibilia, 3 aprile. Questi sono bellissimi. Non transigo, se sbagli fuori dalle palle, se è un ministro della Repubblica, mica uno stronzo qualsiasi, via, fuori dalle palle. E poi, dimenticate che i cittadini onesti esigono parlamentari onesti. Non me ne frega un cazzo, non sono per le mezze misure, non devi sbagliare. Se ti penti dopo che dici non volevo farlo, hai sbagliato? Bene, porta via le palle, chiunque sia, destra, sinistra, centro, anche Movimento 5 Stelle. E poi, solo in Italia ci facciamo queste segmentali, in qualsiasi altro paese democratico la ministra si sarebbe dimessa da sola senza tante rotture di coglioni. Intanto una furbina in meno da mantenere. Se avesse investito Mimmo in auto, cosa avrebbe detto? Gli ho solo tranciato un braccio, non l'ho ucciso? Ragazzi, siamo seri, dai. Avrebbe avuto, sentite questa, avrebbe avuto almeno il buon senso di dimettersi invece di fare quella pagliacciata di negare e dire non sapevo niente. Ha provato a fare la furbetta, via. Ah no, doveva dimettersi subito, vigliacca, attaccava Beppe pure nei programmi sportivi. Non si dovranno fare più sconti nessuno. Tutti questi ultimi sono commenti a un post pubblicato su Facebook dal profilo ufficiale del Movimento 5 Stelle il 25 giugno del 2013. Una puttana piena di ipocrisia, disse Mario Borghezio, Lega Nord, 21 giugno 2013. Sentite questa, mi domando cosa spinge un ministro, agli congiuntivi sempre, della Repubblica ad esprimere solidarietà verso un altro ministro dimissionario perché è potenziale evasore. In questo modo c'è sempre quella sensazione di disagio, no? Nonostante cambino volti, nomi, la casta è viva più che mai ed è sempre vigile, pronta ad autodifendersi quando è colpita. La solidarietà la si dà alle vittime di un terremoto, di un incidente sul lavoro, alle vittime delle traversate sui barconi per arrivare in Italia, sottolineatela questa, a chi subisce minacce di morte dalla mafia. Post del Movimento 5 Stelle di Castellammare di Stabia, 30 giugno 2013, sul sito ufficiale. Queste sono solo un piccolo esempio delle dichiarazioni che sono state fatte contro Josefa Idem, ministro dello sport del governo Letta, per poco, 50 giorni, poi giustamente dimissionaria, quando si scoprì che non era stato pagato, non da lei, dal marito, l'ICI su un immobile. Dai, davvero, c'è bisogno di aggiungere altro? Non c'è nemmeno bisogno di aggiungere chi sono le patate. Buon martedì.